Le notizie 60 secondi. Continuano i controlli nel weekend da parte delle forze dell'ordine nei punti nevralgici dell'isola. Al fine di garantire una vacanza sicura ai turisti e residenti, nella serata di sabato le pattuglie dei carabinieri hanno stazionato in Piazza degli Eroi controllando auto e moto. Disavventura per due cameriere che lavorano in una struttura ricettiva a Forio. Le due donne che stavano pulendo la camera e due turisti americani hanno ingerito due caramelle. Sono giunte al pronto soccorso del Rizzoli sedate. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Forio. Sui controlli coordinati dalla DIA su due cantieri della ricostruzione privata a Casa Micciola interviene il commissario Giovanni Legnini. Vanno nella direzione di rafforzare la vigilanza per contrastare qualsiasi forma di infiltrazione. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata questa notte all'1.58 ai Campi Flegrei. Il sisma è stato localizzato a 3,5 km di profondità. Siamo felici di trascorrere le vacanze ad Ischia, il pensiero comune dei turisti che abbiamo intervistato per stilare un primo bilancio del turismo isolano. Calcio, lavoro di basso profilo per l'Ischia Calcio che sembrerebbe essere vicino alla conferma di Gabriele Pastore. Nei prossimi giorni sarà indetta una conferenza stampa per presentare il progetto della nuova stagione. Il prossimo appuntamento domani alle 13:00.